Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sui pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Adoriamo il Signore presente realmente nel Santissimo Sacramento, che ci invita alla comunione dei credenti, all'incontro vero e autentico, incontro pieno di amore e gratitudine. L'uomo, dopo il peccato originale, guarda piuttosto le cose della terra e non le cose di lassù, dove è la vera casa. Uomo legato alla terra cerca le relazioni tra i suoi simili, ma non potrà mai da solo arrivare alla vera, profonda e piena relazione. Proprio a causa di questa limitezza dell'uomo, Gesù, il Figlio di Dio, voleva abbassarsi e diventare uomo come noi, perché tutti avrebbero la possibilità di vederlo con i propri occhi, contemplare la sua bellezza, bontà e santità, e sentire la sua dolce voce. Grande mistero dell'economia salvifica. L'essere perfetto si abbassa, si umilia e richiama la sua creatura alla conversione e la invita ad entrare nel suo recinto santo, che è la Chiesa. In essa ci insegna le sane relazioni, modellate sulle relazioni della Santissima Trinità, le quali colmano il desiderio umano di essere accettati e distaccano dalle opere cattive, dai peccati, e portano alla perfezione, alla comunità degli eletti, all'ovile santo guidato e custodito dall'unico buono e bello pastore Gesù Cristo. Tu, pastore nostro, volgi il tuo sguardo di bellezza sui peccatori che non vogliono ascoltare la tua voce, la voce che invita ad abbandonare la strada della perdizione. Tocca il loro cuore con il fuoco del tuo amore, perché consumi il loro recinto dell'odio, violenza e disprezzo, e perché possano ritrovare la pace e la tranquillità sui pascoli verdeggianti del Regno di Dio, già presente nel mondo. Amen.